Sono Federico. Oggi vi parlo di un'altra talea. Prima di tutto vi faccio vedere queste qua, che sono quelle del precedente video. Talea di Yucca. Queste qua sono le ultime che mi sono rimaste per farvi vedere magari come, sì, ma come vengono poi dopo. Così, ecco. Questo, boh, posto. Oggi invece vi parlo della talea dell'agave. L'agave, infatti mi sono appena appunto, porca. Ecco. Come si fa? Prima di tutto l'agave, questa variegata che ho, io me la tengo in un vaso, che adesso posso anche spostarlo, però mi fa tutti questi polloni qua, questi qua. E uno può scegliere, li taglia, li rompe e boom, e si tiene la pianta madre. Se no, si può effettuare anche un tagliaggio. Ecco. Vediamo subito con un coltello affilato. Può darsi, ecco, questa qua si è già spezzata, può darsi che non vengano tutte bene, perché sono proprio appiccicate, e poi il problema è che devono venire bene con una porzione di radice, quindi bisogna fare piano, perché non devo danneggiare questa comunque, pianta madre, e piano piano tiro, quando sento che è quasi libera, staccata, ramano un po', sì, la mezza radichetta ce l'ha, che è questa qua, cerco di liberarla un po' perché fa ancora presa, eccola, sì, ce l'ha, questa è una, ora vedo con le altre. Mi raccomando, quando l'appoggiate, se ci sono delle foglie troppo piegate, magari l'appoggiamo così, che non si devono rompere le foglie della pianta madre. Sempre piano piano, Ecco, questa va, sono due vicine. Questa no, niente. A monte. Proviamo questa. C'è un po' dura, sì, una porzione c'è, anche se la radice magari c'è la più lunga, però si spezza, va bene lo stesso, perché poi dopo ha la capacità comunque di farne spuntare altre. L'importante è che abbia comunque questi abbozzi qua, così no. Ok, adesso vi faccio vedere. Se me la sposto. Abbiamo queste due. Lo facciamo adesso. Ingredienti. Riccio universale, di buona qualità. Sabbia. Io a casa c'ho questa qua a fine, ma va bene anche quella grossa, tipo ghiaietto, se no pomice, dell'apillo, quei terricci che sono già mischiati apposta, perché comunque deve drenare molto. Le radici non devono rimanere dentro, che ristagna l'acqua, perché soffre. L'agave, avete visto, no? Cresce sui dirupi del mare. Se io faccio questo anche, recupero i vasetti rotti di cotto, e faccio questa specie di graniglia di sassolini. Adesso vi faccio vedere come si fa velocemente. Cartone della pizza, questo qua, aprite il cartone, l'ho usato, rotto, mettiamo un pezzo, altro, via. Vedete? La sacchignata. Continuate che diventa come quello lì che ho già fatto. Mi raccomando, usate un... No, non fatelo così, perché salta in giro roba dappertutto. Voilà. Vasetto. I vasetti devono essere in proporzione
alla grandezza della piantina. Quindi per esempio questo qua di cotto si può usare sia di plastica che di cotto. Questo qua è già troppo grande. Questo qua faccio già che tagliarlo, ecco. Sì, andrebbe bene tutte e due questa misura qua. Questo qua è già più grosso. Ma questo perché? La grandezza deve essere rapportata alla piantina. Sempre perché più terriccio c'è che rimane umido e meno va bene per la piantina. Quindi ha bisogno di umidità, quella sempre, però poca, rapportata, perché comunque le radici le deve sviluppare anche, no? Quindi non è che ciuccia tanta acqua e poi l'agave beve quasi niente. Quindi facciamo il mix, prendiamo un po' di terriccio, un po' di sabbia, un po' di graniglia, mescoliamo. Il rapporto, vedetelo un po' voi, eh. L'importante è che il terriccio dreni. Vi posso dare anche dei numeri, ma guardate. Impastiamo. L'appoggiamo. Riempiamo. E irrighiamo. L'irrigazione, la prima irrigazione, va effettuata come al solito bene, che si inzuppi bene. Poi questa talea qua, talea, non è veramente una talea, è proprio una piantina questa ormai. Ecco, lasciate sempre lo spazio per l'acqua, ne ho riempito il fine in cima. Va tenuta anche al sole. L'importante è che tutti i giorni, se asciuga il terreno, deve essere bagnato bene. Se magari è troppo drenante questo terreno qua, tenete sotto, quando lo bagnate, un sottovaso, aspettando che si tiri sull'acqua, che si impregni bene, se magari si è seccato troppo, che quindi fa il durone. Però poi dopo il sottovaso bisogna toglierlo, per fare in modo che l'acqua in eccesso dreni. Ok. Per essere tutto, vi farò vedere poi dopo quante devo anche rinvasare. Ah, poi dopo la pianta madre va rinvasata anche quella una volta pulita, sia che fate le talee sia che non le fate, talee, i piantini sia che non le fate, va rinvasata sempre con questo mix di terriccio qua. Per essere tutto, via l'Italia, ciao da Federico.